Questo era il Po, amico fiume di casa nostra. La rabbia l'ha stravolto. Per 100.000 ettari il Polesine è questa bolgia d'acqua. Da un momento all'altro le case sommerse possono divenire tombe. Pietre per gli argini. Dovranno passare 2 giorni prima che i bersaglieri tamponino la falla di San Sisto. Esodo da Rovigo. Era la notte quando l'altoparlante di Piazza Vittorio ha pronunciato: l'argine dell'Adigetto è stato superato dalle acque. Tutti coloro che possono lascino immediatamente le case. Il nostro elicottero perlustra per orientare i soccorsi. Una mortale maremma. Talvolta dai tetti partono fucilate di appello. Si vedono agitare bandiere. Più terribile quando tutto tace e non si indovina la sorte degli abitanti. Non c'è scampo che nella fuga, ma molte barche sono naufragate. Si calano gli invalidi dai balconi. Comincia una nuova avventura di sfollati. Si approda, un momento di sollievo. Le donne hanno riacceso le cucine in piazza, hanno adagiato sotto l'ombrello i loro malati. Un'angosciosa campana batte sull'Italia. Tutti hanno sentito il rintocco. Si svuotano gli armadi. Adesso serve la roba tenuta da conto. Escono i denari risparmiati per l'inverno. C'è qualcuno che ha più freddo. I profughi sono già 60.000. Guardateli. Abbiamo dedicato alla tragedia una nostra edizione speciale perché tutti gli italiani vedano, perché anche il resto del mondo veda. Italiani, aiuto per gli italiani.